Serata speciale, una contro l'altra, prima volta storica in un match ufficiale di fronte Pineto e Pescara all'Adriatico. Giovanni Cornacchia, presenti 8.000 spettatori, il derby dell'amicizia, dei grandi sentimenti di amicizia appunto tra due squadre, due club, due presidenti. Si comincia così, 3-5-2, il Pineto con Shakir insieme con Volpicelli, mentre il Pescara effettua diverse turnover, viene operato dal tecnico Zeman e qui c'è la prima occasione fallita da Cangiano col suo sinistro che viene deviato dal portiere Tonti e poteva servire invece Cuppone. Grande opportunità fallita dal Pescara, poi attenzione, c'è questa conclusione di Schirone che scheggia il palo della porta difesa da Plizzari. Dunque due opportunità, una per parte, clamorosa quella del Pescara fallita da Merola che avrebbe potuto servire il pallone a Cuppone che avrebbe sicuramente concluso alle spalle del portiere avversario, e poi c'è anche questa disposizione della Pineto con Volpicelli uno contro uno con l'estremo difensore biancazzurro, la palla termina larga rispetto al palo sinistro della porta difesa da Plizzari dopo una ottima combinazione col suo compagno di squadra Shakir. Attenzione ora a Milani, 37esimo minuto, la palla viene deviata a fondo campo da un difensore del Pineto, 53esimo, siamo nel secondo tempo, alza i ritmi il Pescara, c'è questa grande opportunità per Aloy, il salvataggio sulla linea del difensore Nicolò Evangelisti e poi ci riprova ancora il Pescara, dunque due occasioni nella stessa azione per la squadra guidata da Zdenek Zeman che continua ad attaccare in questo secondo tempo. Guardate Merola faccia a faccia con Tonti, spreca una clamorosa opportunità Merola che sembra in questo momento un incompiuto, e poi al 74esimo entra Gambale, infortunio di Brosco, è proprio Gambale che aveva sostituito Shakir, ne approfitta, un bel gol, quello della classe 98 che infila Plizzari all'angolino basso alla sua sinistra, 1-0 Pineto al minuto 74 di questa partita, il primo gol con la maglia della squadra di Daniele Amaulo per Diego Gambale, classe 1998, lo scorso anno una stagione poco fortunata nell'Avellino, 2 anni fa 12 reti nel Montevarchi al primo campionato tra i pro, dopo 6 minuti di recupero finisce la partita, si regala una serata memorabile il Pineto all'Adriatico Giovanni Cornacchia. Pineto batte Pescara 1-0 al 74esimo, il gol che ha deciso il match firmato da Gambale.